professoressa di riferimento per il progetto, per il primo anno, peraltro, di Radio Orienta, Luisa De Meglio. Luisa, bentornata, bentrovata, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, come stai? Ti abbiamo circondata di tutti i ragazzi, le ragazze sono tutti qua con noi. E io meno sono... Meno male. Io sono stato tacciato di licenziamento in tronco se non ti faccio cantare al microfono, quindi sarà l'ultima volta che ci sentiremo, penso. Per cui, invece, scherzi a parte, neanche troppo, ma come è andato quest'anno? Dai, beh, tu la prima volta ovviamente che comunque seguivi il progetto, no? Mi sembra che tutto sommato a livello sia organizzativo, come tutto, non è neanche semplice, no? Sì, è andato tutto bene. E penso che sia un progetto davvero utile per i ragazzi, perché li ha messi di fronte appunto alla comunicazione radiofonica, li ha fatti esercitare nella sintesi, e poi ho notato proprio un miglioramento in queste ragazze che si sono dimostrate in particolare oggi molto spigliate, disinvolte. Qualcuno la teniamo direttamente qua. No, servono le voci femminili, mancano tanto nella radiofonia, insomma, in questo periodo. Vorrei fare un ringraziamento. Sì? Intanto a Radio Onda Ligure e alla provincia per aver dato l'opportunità agli studenti di partecipare a questo progetto, e poi vorrei ringraziare in particolare te, Luca. Prego. Per la disponibilità, la professionalità e la pazienza che hai dimostrato costantemente durante l'anno. Ma io devo dire, ti ringrazio, io devo dire che più che altro ogni anno scopro la pazienza che comunque gli insegnanti devono avere. Sono ovviamente, nessuno di loro è d'accordo, ma è chiaro, c'è sempre questo, è normale, è bello anche che sia così. L'anno scolastico non è finito, per loro, insomma, tra qualche giorno, chi dovrà, lo abbiamo sentito, poi avrà le ultime interrogazioni. Poi comunque, con me hanno finito le interrogazioni. Ecco, per cui, insomma, almeno in italiano siamo... Italiano e latino siamo a posto. Com'è questa classe? Com'è questa quarta E? Beh, così. Intanto è una classe numerosa, sì. Sono in 29... Ma sono ragazzi che comunque si sono dimostrati interessati sia alla letteratura latina che alla letteratura italiana. Certo, il comportamento non è sempre... Ogni tanto sono un po'... bacchettiamo. No, sto scherzando. Sono giovane. Poi comunque, ecco, mi piace, no? Credo sottolineare quello di cui si parlava prima, che per esempio molti di loro pensano, no, magari durante l'estate, di andare a fare qualche lavoretto, di andare a lavorare, non di andare soltanto a divertirsi. E questo è sintomo comunque di una mentalità... Sì, giusta, no? Sì, importante, sì, insomma. Sintomo proprio di maturità. Di maturità, certo.